un vulcano dinanzi a me, un mar cargo e due slugma. Noi siamo gli esploratori della sbugba. Sì, e Overlord Ori, l'ho visto che ha regalato anche lui una sub. Godo molto perché l'ha data a me e non a sub. Siamo amici, sì, però insomma, se vi subate a me, meglio che se vi subate a lui, che poi è pure stronzo perché ha messo un sub goal Minecraft episodio 0 e io un po' ci spero che non lo faccia, perché così lo fa con me. Tutto pronto per la partenza, Dusty? Assolutamente. Non di nuovo. Foresta, bruma o pista silvestre, cazzo. Prenderò la pista silvestre. Vediamo un po'. Eh? E questo cos'è? Sembra una pietra. Assomiglia al corpo di Dio. Noi sappiamo che le gemme rosse sono legate ad Arceus. Probabilmente il corpo del dio dalle mille mani era rosso. Ora, Spike Chunsoft non ne sa una sega di sta roba, perché non lo sa manco Omori. Coccodì raccoglie la pietra rossa. Venuto il frate. The fuck you say to me, you little shit! No, Mociatot sta incazzato nero. Ah, siete di ritorno! Ah, questo è il campo base! Non lo dire! Allora, com'è andata? Avete qualcosa da segnalare? Inventati qualcosa! No, niente! Ma com'è possibile? Speravo che avreste trovato qualcosa! Datevi una mossa! Andiamo, Dusty! Foresta bruma. Che Ruby raccoglie 13 soldi, gli dissero gli altri Pokémon. Che Ruby! Presto, amici di Roma, saprete quando e dove trovarmi per un evento che per me è un unicum nella storia del marketing dei videogiochi in Italia. Piano 12. Oh, finito. Madonna, il salmone al pepe rosa Conad, Andrea, è buonissimo. Fantastico, questo posto è pieno di cascate. Ehi, ehi, ehi! Corfish. Ehi, è Corfish. Ehi, 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 avete trovato qualche indizio? No, ancora niente. Qui c'è qualcosa di abbastanza interessante. La statua di Groudon. Sembrerebbe la statua di un Pokémon. Che bello che loro non lo conoscano. Ha assolutamente senso. Questa è una scritta. È in pocheroglifici. Riaccendete la vita che pulsava dentro Groudon. Poi il calore del sole infiammerà il cielo. E il sentiero che conduce al tesoro sarà svelato. Tocca la statua, Dusty. Forse vedrai qualcosa. È un'idea intelligente, per quanto io avrei provato direttamente con la sfera, ma mi piace, Coccodì. Dusty, tocca la statua di Groudon. Eccolo, è qui. E Dio Spimpilamp, fammi vedere qualcosa. Rasoio di Occam. Non lo vedo perché sono io. Sono io umano. Cosa, ancora? Ho capito. Metti la pietra del sole nel cuore di Groudon. Così la nebbia si alzerà. Avevo un Pokémon. È stato diverso dalle altre visioni che ho avuto, perché sei tu, frate. Hai scoperto qualcosa, Dusty? Vuoi che inserisca la pietra nel petto della statua? Attenti, state indietro! Ehi, ehi, la nebbia è sparita. Voi due, in alto, guardate in alto! Ecco perché nessuno era mai riuscito a trovare il lago Foschia. Bellissimo. Devo avvertire quelli della Gilda. Voi due andate avanti. Non fate un altro passo!
Ottimo lavoro. Avete risolto il mistero e ora non ci servite più. Farabutti! Ecco perché volevate partecipare alla spedizione. Il vostro piano è sempre stato quello di rubare il tesoro. A questo punto ci toccherà sbarazzarci di voi. Prendete questo. Aspettatemi! Torna indietro! Godo. Godo. Mai ho goduto così, almeno nelle ultime 48 ore. Godo. Adesso dovete prendervi quella spocchia e ve la dovete rimettere all'interno del culo, perché sta per arrivare il capo e voi non dovete fiatare. Mela perfetta! Una mela perfetta! Finalmente ti ho presa la mia mela perfetta! Oh, oh! Oh, voi due! E ci sono anche i miei amici. Capitano, cosa ci fa qui? Stavo facendo una passeggiata nella foresta. Voi due non dovreste stare qui a birillonare, non è vero? Dovete esplorare la foresta, non è vero? E allora andate. Io penso che sia completamente rincoglionito arrivati a questo punto, perché si è diradata la nebbia, c'è un lago nel cielo e lui non si fa domande, sta solo inseguendo la sua palla commestibile. Ciò detto, mi torna utile che sia una furia atomica. Andiamo, Dusty. Buona fortuna! Oh, spero di ricevere presto delle buone notizie. La la la! La 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 la! Meno male che si riesce. Capitano, stavo pensando che anche noi dovremmo andare ad esplorare. Non preoccupatevi, non posso certo disturbare così i miei amici. Lasceremo l'esplorazione alle due reclute. Il Team Coco 2 arriverà prima di noi se non facciamo qualcosa. L'abbiamo scelta, dobbiamo mettere K.O. Wigglytuff adesso. Ehi, Goffing, preparati per la combinazione micidiale di gas puzzolenti. Oh, hell no! Zubat si dà. La la la, la la la, nothing personal, kid. Ma il grande e famoso esploratore Wigglytuff è finito! Secondo me li troviamo all'ospedale. Guarda, Dusty, eccolo là! Guarda, c'è un bel buco lì! Forse possiamo entrare passandoci attraverso. Bravi! 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 Perché questa è una citazione di livello. Siamo nel dominio di Uxie e c'è lo stesso sound font del basso di Diamante e Perla. Ora. Nel frattempo, presso la statua di Groudon. Ehi, capo! Che succede? Qualcosa non va? L'hai fissato abbastanza, non credi? Questo è davvero un tipo tosto. Ho capito! È una gara a chi ride per primo, vero? Adesso mi metto anch'io a farvi delle smorfie. Bellissimo sto spazio. Dai, capo! Non ne posso più, questa scenetta è troppo stupida. Ehi, Wigglytuff! Beccati questa! Una bella dose di gas puzzolente del sottoscritto e del buon vecchio Coffee. Merda! Coito interrotto 2! Dovremmo esserci ormai. Oh! Dice Groudon dentro. Ma cos'è stato? Boh, vabbè, lo stesso. Non manca molto ormai, diamoci dentro. Immagini c'è Groudon come boss. Ma che stai pensando, Dusty? Dusty racconta cosa è successo dal loro arrivo al campo base. Cosa? E così Dusty pensi di aver già visto questo posto. E questo Uxy ti avrebbe cancellato la memoria. Beh, non ci resta che arrivare in cima. Dobbiamo incontrare Uxie e scoprire la verità.
Sì, ce l'abbiamo fatta. È molto grande. Qualcosa sta arrivando. Voglio sapere che è successo. Ehi, 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 guardate qui. Sei sicuro di aver visto il capitano Corfish? Certo che sono sicuro, l'ho visto mentre stavo tornando verso il campo base. Ma che succede? La terra... è Groudon. Sta succedendo qualcosa laggiù! Presto, muoviamoci! Ma non hai sentito niente tu? Come una specie di lamento. Sono scunta anche gli altri menati? Merda! Potuto succedere? Come ha fatto Wigglytuff a difendersi dal nostro micidiale caspuzzolente? E soprattutto come ha fatto darcene così tante dopo? Gran Godismo 7 li ha distrutti e non sappiamo come. Quello cos'è? È uguale a quella statua di prima. Voi... come osate profanare questo luogo? Sparite dalla mia vista. Vogliamo solo andare al lago Foschi. E io sono Groudon. Gli intrusi come voi vengono spazzati via. No, 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 non è una boss fight, dai. Certo, tu lo conosci un Pokémon che si chiama Groudon? Groudon è un Pokémon leggendario. Ci sono storie che parlano di lui che vengono tramandate ormai da generazioni. Ma che faresti se dovessi lottare contro questo Groudon? Lottare? È impensabile. Si tratta di un essere potentissimo, come tutti i Pokémon leggendari. Brutta storia. Ma non dobbiamo farci intimorire. Possiamo farcela. Preparatevi ad assaggiare la mia ira. Dio Masgeled. Fine, I guess. Dormi bello. Lo zoniamo. Giochiamo a League of. Merda, gran fisico non mi piace. Oh. Dai, carica sto pugno, frate. God. Sì, Yattase, abbiamo sconfitto Groudon. Fase 2. Era una guindolinnata? Il Groudon contro il quale avete lottato non era nient'altro che un'illusione. Aspetta, non abbiamo cattive intenzioni, lo giuro, vogliamo solo delle informazioni, tutto qui. D'accordo, voglio credervi. Io sono Uxi, il guardiano del lago Foschia. Prego, da questa parte. Osservate, il lago Foschia. Merda, bellissimo. C'è un campo di forza lì in mezzo. E quello cosa sarà? Quello? È un ingranaggio del tempo. Prima di voi, altri hanno cercato di giungere fin qui. Volevo l'ingranaggio del tempo già quando ero umano. Anzi, ora non lo voglio. Forse ero qui per questo. Io conosco Grovyle, probabilmente. Per quanto assurdo possa sembrare, Grovyle, il primo candidato come partner. Dobbiamo chiederti una cosa, Uxi. Ecco, si tratta di Coccodì, sei tanto arguto, hai fatto finora un sacco di ragionamenti interessanti e ora vai a dire ad Uxi, il tribunale della corte d'assise, che Dusty è imputato di 16 omicidi. Vabbè, ora è un Pokémon, ma una volta era un essere umano. Ma Dusty non ricorda più nulla di quando era un essere umano. Non avrai per caso cancellato la memoria di Dusty? È andata così? È mai venuto qui un umano? La risposta è no. Mystery Dungeon mi ha appena fatto uno sgambetto di merda. Io cancello solo i ricordi che riguardano il lago Foschia. La perdita dei suoi ricordi non è opera mia. Un ingranaggio del tempo. È veramente un ingranaggio del tempo.
Wow, fantastico! È il nostro capitano. Piacere di conoscerti, amico, amico, amici, amicissimi. Piacere di conoscere anche te, amicissimo amico. Uxì, io ti consiglio, guarda, credimi, da amico, fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi, fagli dire quello che deve dire, perché credimi, tu puoi essere anche il figlio di Dio, ma lui è un figlio di puttana e ti ammazza di botte. Io, eccoci qui, finalmente! Non c'è tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. Dillo, è Groudon! Lasciate perdere quello. Guardate laggiù, invece. Guardate. Che bello, che bello, che bello! Ferdi ha preparato questa scena per dei momenti che non mi ha spiegato quali fossero. Evidentemente, questo. Il tesoro deve essere questa vista sul lago Foschia. Che dolce. Però è al contrario, Fe. Ecco qui. Immagine completa. Peccato però che non abbiamo scoperto niente sul tuo passato. Ma sono contento che siamo qui e indubbiamente Wigglytuff e Coccodì dicono il vero. Questo è il tesoro dell'avventura al lago Foschia. È un'immagine assurda che per i Pokémon deve essere bellissima da vedere e per un videogiocatore è uno dei momenti d'atmosfera più potenti del mondo del franchise Pokémon. Non abbiamo scoperto chi sono veramente, però aspetta. Uxì ha detto di non conoscermi. Se è così, come faccio a conoscere questo posto? Non cancellerò i vostri ricordi di questo posto. Vi siete guadagnati la mia fiducia. Ma sono obbligato a chiedervi di non parlarne con nessuno. Te lo prometto sull'onore della gilda di Wigglytuff. Si torna alla gilda! Urrò! Iattosi!